Eccoci qui per la seconda parte. Voglio raccontare, più che raccontare, leggere un brano tratto da un'intervista ad Edgardo Sogno, che era un vecchio comandante partigiano di destra, autore negli anni 60 anche di tentativi di golpe mai provati, fu anche inquisito, Luciano Violante lo inquisì, diciamo, per tutta una serie, insomma, di azioni antidemocratiche che aveva messo nel secondo dopoguerra anche in campo le brigate di pace e libertà. E comunque, insomma, questa intervista di tanti anni fa di Edgardo Sogno ad un giovane Aldo Cazzullo, e che è stata riportata, che io ho trovato nel libro di Sergio Flamigni, La Sfinge delle BR, delle Brigate Rosse, dedicata a Mario Moretti. Edgardo Sogno parla di Luigi Cavallo, che è un personaggio poliedrico e misterioso, al centro nel dopoguerra italiano di tante azioni occulte, dalla schedatura degli operai Fiat ad altre azioni più segrete. E lo voglio leggere perché io credo che Luigi Cavallo ormai è morto, ma i suoi metodi no. E dedico questo brano a chi è più estremista di noi. E ogni volta che leggo accuse da sinistra al PD ed in generale alla sinistra riformista, prima era IDS, di cui io mi onoro di aver fatto parte, mi ritorna sempre in mente questo brano del conte Edgardo Sogno, che era stato autore nel secondo dopoguerra, lo dicevo prima, di una rete clandestina di spie e di spioni. Noi dobbiamo stare attenti. In questa fase della nostra storia credo che questo metodo sia attivato da moltissime persone. Penso sempre, quando ascolto i Grillini o quando ascolto Marco Travaglio, che notoriamente di sinistra non è, e oggi, diciamo, tra l'altro, rispetto all'epoca in cui viveva Luigi Cavallo, c'è il web 2.0, ci sono i social network, ed è più facile compiere queste azioni di vera e propria guerra psicologica, perché di questo si tratta. Leggo, abbastanza breve, quello che diceva Edgardo Sogno proprio su questa guerra psicologica. Dice Sogno: Luigi Cavallo aveva una teoria. Occorreva parlare ai comunisti facendo leva sulle contraddizioni ed i lati oscuri del loro partito. Era inutile accusare il PC di essere antipatriottico. Quell'argomento poteva funzionare con i borghesi, che erano già persuasi, non con gli operai che del patriottismo se ne fregavano. Si trattava invece di insinuare in loro, dice Sogno, riportando la filosofia e la pratica di Luigi Cavallo, insinuare in loro il dubbio che la dirigenza del PC fosse la palla al piede del movimento operaio. Non era difficile vedere che l'azione contro il PC era tanto più efficace quanto più veniva svolta da sinistra. E in queste parole leggiamo un pezzo di storia patria, un pezzo dell'estremismo parolaio e gruppettaro del nostro paese, i maoisti e gli estremisti di sinistra, tutti quei gruppi che nascevano e morivano. Tra l'altro, a Torino questo Luigi Cavallo alla Fiat era l'autore di giornalini operai che attaccavano il sindacato, la CGIL e il PC dall'estrema sinistra, trattandoli appunto da traditori. Un metodo appunto che non muore mai e che ancora insomma probabilmente viene molto usato in un'epoca in cui con i social network è più facile, insomma, che vengano usati.
Altro argomento, i radical chic. Radical chic o la sinistra al caviale esistono un po' dappertutto. In Germania viene chiamata la sinistra radical chic, la sinistra al caviale viene chiamata Toscana Fraction, perché appunto, diciamo, è quella sinistra un po' borghese, un po' salottiera, che ama rifugiarsi nelle loro, nelle loro vacanze, nelle loro belle case in Val d'Orcia o nella Val di Chianti. E mi è venuto in mente questo, di nuovo, questa antropologia particolare di gente di sinistra, leggendo un articolo di una giornalista che a me non è particolarmente simpatica, ma che però su questo tema scrive una cosa molto saggia, è Ritan Armeni, che dice questo. Diciamo una verità scomoda: il popolo non ama la sinistra, anzi gli sta abbastanza antipatica. Del resto neppure la sinistra ama così tanto il popolo, ed i poveri. Sia chiaro, per poveri non si intendono i mendicanti, i disperati, e col termine di popolo non ci si riferisce agli operai e ai lavoratori sindacalizzati. Quando parliamo di popolo, dice l'Armeni, pensiamo a quella famiglia che all'autogrill si ingozza di panini, parla con un tono di voce insopportabile e non risparmia qualche scappellotto ai bambini. Pensa a quei giovinastri che tengono l'autoradio a tutto volume e se ne sbattono del fracasso che provocano, alle donne con la busta della spesa che sgomitano e smoccolano in autobus, a tutti quelli che vanno al cinema solo a Natale, forse neppure, e non sanno fare alcuna distinzione tra il gusto dell'aspirina e quello del tartufo. Ai tanti che bevono il vino meno costoso del supermercato e non lo trovano così diverso dal Barolo più raffinato, che leggono meno di un libro all'anno. Popolo sono le donne che tengono la televisione accesa tutto il giorno e le ragazze che aspirano al top leopardato, i ragazzi che passano la notte con il telefonino acceso e due birre, la casalinga che strilla al mercato perché l'hanno fregato sul peso della verdura. Lo incontriamo questo popolo e ci pare cafone, maleducato, aggressivo, malvestito. E sgomita e strilla, rubacchia allo Stato quando può, non rispetta le file, si arrangia in tutti i modi, anche non sempre legittimi. Per questo la sinistra non li sopporta, questo tipo di sinistra, dico io, la sinistra antropologicamente radical chic, per questo tipo di sinistra non li sopporta e cerca di dimenticarli, o meglio, li dimentica fino alle elezioni, quando si accorge che il popolo non vota più per lei. Che si è rotto qualcosa, e questo ha ripercussioni anche sui consensi, ci si comincia a ragionare. In Italia la sinistra ha cominciato ad accusare il colpo negli anni 90, quando scoprì all'improvviso che gli operai del nord, addirittura anche quelli iscritti alla FIOM, il sindacato dei meccanici della CGIL, votavano Lega, votavano per Bossi. C'era da riflettere e molto, ma non mi pare che in questi 20 anni sia stato questa riflessione sia stata fatta. Ha ragione l'Armeni, e io collego questo suo articolo anche alle esperienze personali vissute nel mio quartiere, al Pigneto. Sapete, il Pigneto era il quartiere frequentato da Pasolini. Nell'ultimo decennio invaso da molti esponenti antropologicamente appartenenti alla sinistra al caviale, a questi radical chic che descriveva così bene l'Armeni. E molti sono venuti al Pigneto perché era il quartiere di Pasolini, il quartiere di Accattone, il quartiere del Necci, e quindi insomma c'era questa romanticheria
romanticheria che ha riempito il Pigneto di questi personaggi, tranne che, e io sono, se volete qualche altra volta ve lo racconto perché sono stato anche diretto testimone di questo, io mi sento un nativo del Pigneto, insomma, così come il direttore artistico di questa radio, l'amico e compagno Massimiliano Morgante, siamo nati, cresciuti in quel bellissimo quartiere. E tranne, diciamo, questi radical chic che sono venuti a abitare lì perché faceva figo, insomma, stare ed abitare nel quartiere dove veniva spesso Pasolini, quando incontravano ed incontrano gli accattoni, i figli di accattone, gli accattoni moderni, odierni, hanno la puzza sotto il naso, non li riconoscono, li rifiutano e ne parlano male. Come diceva la Armeni, appunto, non hanno simpatia per questo popolo, ma d'altronde, insomma, questo è il radicalismo scicchettoso, e vi garantisco che di personaggi così io ne ho incontrati veramente tanti e mi fanno un po' schifo. Detto questo, voglio fare un'avvelenata, prima di passare con la seconda canzone, un'avvelenata. Ne parlavo proprio l'altro giorno con Barbara e Marta, mia moglie e mia figlia, entrambi militanti del Partito Democratico. E dicevo loro che se non avessi avuto una educazione politica democratica da parte dei comunisti italiani, se non fosse stato iniettata in me l'abitudine a ragionare sui tempi lunghi e dibattersi per obiettivi graduali, ecco, dicevo loro proprio l'altra sera, che se io non avessi avuto questi insegnamenti alle spalle, quegli insegnamenti che mi hanno trasmesso i miei maestri edili, tranvieri e ferrovieri di via Fortebraccio 1, la mitica sede del Partito Comunista del Pigneto, quando ero ragazzo, ecco, se non avessi avuto tutto ciò, se non avessi avuto quei grandi giganti, parlavo prima di Amendola e parlavo adesso, insomma, e queste persone concrete che ho conosciuto e sono stati i miei maestri di vita, ecco, oggi di fronte all'ingiustizia che è ritornata prepotente, alla disuguaglianza delle opportunità che crea miseria, di fronte alla mancanza di speranza per tanti ragazzi, ecco, ci sarebbe da menare mazzate da orbi. Ma mi hanno insegnato che rischi di passare dalla ragione al torto e che la via democratica è sempre la migliore. Ma vi assicuro, cari compagni ed amici, che la rabbia è tanta. E per svelenire questa rabbia passiamo alla seconda canzone, che è una canzone della premiata Forneria Marconi. Il titolo è "È festa".